La passione per i cavalli diciamo che è una cosa un po' tramandata, volendo guardare, perché mio nonno, lui aveva i cavalli, io non ero ancora nato quando lui aveva i cavalli, però ce li ha sempre avuti, ha sempre avuto questa passione per i cavalli, per gli animali in generale. E poi sono nato comunque in una fattoria, perché comunque giù dai miei nonni c'era sempre qualche animale, tra i conigli, galline. Il cavallo era perché l'ho sempre visto come un animale bellissimo, nobile, tutto quanto. E quindi le strade erano due, o andarli ad addestrare e comunque avere un certo tipo di futuro, però è sempre piaciuto fargli del bene ai cavalli. E quindi pensando non di fare il veterinario, ma di fare il maniscalco, che è una professione molto complicata, perché adesso come adesso siamo a pari dei veterinari. Sì, sono stato il più giovane, diciamo che tuttora quasi sono uno dei più giovani maniscalchi d'Italia. È una cosa che ha influito tanto, perché comunque il maniscalco di solito tutti dicono deve avere esperienza, deve essere. Vanno a cercare il maniscalco, diciamo, anziano per l'esperienza. Cosa che non è così, perché comunque io sono voluto partire non subito, non è che ho fatto la scuola e poi sono subito partito, ma ho fatto la scuola, sono andato con tantissimi professionisti, tantissimi maestri che mi hanno insegnato, tramandato tutto e poi tuttora comunque io continuo a fare corsi di aggiornamento. Quindi diciamo che mi è piaciuto un po' sfatare il mito del più giovane e quello con meno esperienza. Ho avuto, fatto tanta fatica a prendere i clienti perché comunque essendo giovane in pochi hanno voluto affidarmi il loro cavallo, perché comunque il cavallo per una persona è una cosa molto importante. Però poi diciamo c'è stata la svolta che tanta gente ha capito che non è che perché sono giovane non ho esperienza, diciamo. Il maniscalco tanto tempo fa era una professione molto importante, perché una volta c'era solo il maniscalco, non è che si chiamava il veterinario per qualcosa, il maniscalco, quindi gli stendevano il tappeto rosso quando arrivava. E poi ce n'erano molto pochi, perché era un lavoro che di solito si tramandava. Poi con l'andare avanti della tecnologia e di tutto quanto, i maniscalchi sono fatti di più, gente improvvisata e tutto quanto. Adesso però si sta tornando un po' al fatto che il maniscalco è una persona importantissima, perché puoi chiamare il veterinario, puoi chiamare l'osteopata, puoi chiamarli tutti, ma se il cavallo non è ferrato bene, non è pareggiato bene, non ce n'è. Siamo visti su tre livelli, secondo me, ok? Cioè il livello di quello che lo fa un po' per gioco, che secondo me è una cosa sbagliatissima. C'è il livello intermedio di quello che magari ha fatto qualcosina, però si è stufato e non vuol continuare ad aggiornarsi. E poi c'è il livello, secondo me, di quella che è la professione del maniscalco, che sì, può essere definito ortopedico, secondo me. Perché comunque noi mettiamo mano a una parte molto delicata. Noi adesso con altri maniscalchi, altri professionisti più grandi, stiamo creando un'associazione, che ce n'è già una in Italia, noi ne stiamo creando un'altra, che si chiama Nordforge, questa qua. E abbiamo creato questa associazione un po' per far scoprire chi è il maniscalco, perché finora il maniscalco, come ho detto prima, è quello che batte il ferro. Invece noi vogliamo anche un po' smuovere le cose, perché qua in Italia qualunque persona può mettersi a fare il maniscalco, perché se vuole essere in regola per la partita IVA fa il maniscalco e chiusa lì. Invece non è proprio così. Il veterinario ha una qualifica, sai che lui è veterinario e può farlo. Vogliamo fare la stessa cosa con noi maniscalchi. Quindi cercare una legalità, ma non per, tanto per noi, ma tanto per i cavalli. Quindi vedendo un futuro, spero di un futuro migliore in questo senso. Quindi cercare un po' di aprire magari qualche finestra in questo campo.